a tutti! Oggi sono qua davanti alla mia libreria, cosa che non accade molto spesso, devo dire, perché è una zona abbastanza buia della mia stanza, non per fare bookshelf tour, ma per parlarvi comunque della mia libreria, più nello specifico come organizzo i libri. In tanti mi avete chiesto un video del genere, inoltre penso possa essere anche interessante scoprire in che modo organizzo i libri, come li sistemo, anche perché, come potete vedere, la mia libreria è suddivisa in cubi e questa non è l'unica libreria che ho a casa mia, ma è la libreria, diciamo, personale, quella che ho nella mia camera. Oltre ai libri ci sono anche dei fumetti, non i manga però perché sono piccini e preferisco utilizzare un'altra libreria che ha delle mensole appunto fatte in un altro modo, quindi vediamo come organizzo i libri. Direi di partire con una panoramica più o meno generale, questi non sono tutti i cubi con i libri all'interno della libreria, ma partiamo con questi. In alto, come potete vedere, ci sono esclusivamente fumetti, sia autoconclusivi che serie. In alto a sinistra c'è una collana che è uscita un sacco di tempo fa con la Repubblica dedicata al fumetto. In più, penso si possa vedere anche dai gadget, ci sono i miei fumetti di Adventure Time. Subito di fianco ho tutte le serie a fumetto. Possono essere americani, italiani o meno, però sono tutti quei fumetti in serie: Skydoll, Descender, Lumberjanes e così via. Proseguendo abbiamo i fumetti americani. Ho deciso infatti di dividere le graphic novel in base alla provenienza dell'autore, partendo dai fumetti americani, che non sono tantissimi perché non mi piace troppo il fumetto americano. E infine l'ultimo cubo è un po' misto perché ci sono autori francesi, cinesi e gli ultimi invece sono italiani. Di fumetti italiani ne ho veramente tanti. Oltre a quegli ultimi due o tre, ho anche questo cubo e questo in fondo qua. Per quanto riguarda invece i romanzi, ho deciso di dividerli per genere, più o meno, anche qua c'è una mia logica personale. Ho principalmente libri fantasy, nella fila centrale infatti sono tutti i libri dedicati al fantasy, non soltanto alla fila, diciamo, visibile, ma anche quella dietro, ma a questo ci arriveremo fra poco. Mentre nella parte più bassa c'è la narrativa più o meno contemporanea, divisa per autori giapponesi, tutta questa fila davanti e quella dietro. A parte Orgoglio e Pregiudizio, qua ci sono gli autori nord-europei e autori ungheresi. E infine un cubo un po' misto, perché ci sono alcuni young adult, italiano e in inglese, qualche saggio, insomma un po' di tutto. Questi due cubi un po' nascosti celano il lato più oscuro della mia libreria, nel senso che a tutta sinistra abbiamo i thriller, horror, letteratura diciamo molto cupa in cui ho inserito anche Signore degli Anelli. Anche a destra ci sono libri abbastanza cupi, ma prevalentemente di fantascienza. Mentre i libri di Agatha Christie sono tutti su una mensolina dedicata sopra il mio letto. Avendo molti libri e una libreria fatta a cubi, mi sono dovuta scervellare un po' per riuscire a incastrare tutto perfettamente. Per questo non utilizzo una fila sola di libri, ma ben due. All'inizio li disponevo in maniera uguale, mettendo dietro i libri più alti e davanti quelli più bassi, in modo da riuscire a vedere entrambi, però anche in questo caso non ci stavano sempre tutti alla perfezione. Per questo, nell'ultimo periodo, ho deciso di posizionare i libri che si trovano dietro in maniera verticale. In questo modo ci stanno molti più libri, riesco comunque a vedere, a dare un'occhiata a che cosa c'è dietro, ma in genere divido appunto per genere o autore, o meglio paese di provenienza dell'autore. Tendo anche a mettere dietro, nella zona diciamo verticale, le poesie, i libri di poesia, perché sono pochi, non ho un punto unico in cui collocarli all'interno della mia libreria, quindi preferisco metterli in cima alla pila verticale, in modo da averli subito sott'occhio. E preferisco mettere dietro i libri che ho già letto, in modo da avere davanti i libri che ancora devo leggere. Sono più spronata a leggere quello che trovo davanti e se lo voglio appunto prendere o cercare, mi è subito a portata di mano. Cosa che ovviamente non vale per quanto riguarda Harry Potter, perché è la mia serie preferita, mi piace particolarmente, quindi mi piace, diciamo, esporla. Per quanto riguarda invece i gadget, come potete vedere, non ne ho tantissimi esposti almeno qua in libreria. Questo perché mi piace avere una libreria funzionale. Se ho voglia di tirare fuori un libro anche solo per guardarlo, sfogliarlo o consigliarlo a qualcuno, non mi piace dover spostare, stare attenta che qualcosa non cada,
preferisco essere libera. In caso di Harry Potter raramente capiti che io prenda uno di questi libri, visto che è una serie che ho letto e riletto tante volte, per questo ho deciso di caricarla di accessori. Colgo l'occasione per rispondere a una domanda che mi fate spesso, ovvero se mi dà fastidio avere edizioni diverse di una stessa serie, ad esempio, e la risposta è no. Come potete vedere nel caso di Tenebre e Ghiaccio, ho il primo in italiano con una copertina rigida più alta dei seguiti che invece sono in inglese inflessibile. È una cosa che a me piace tantissimo, avere cose diverse di una stessa serie. E come potete anche vedere, non tutti i libri sono posizionati a seconda dell'altezza. Una cosa che in passato detestavo, mi piaceva che tutti i libri fossero allineati, o almeno che si partisse dal più alto e si finisse con il più piccolo, ma ad esempio questa cosa non può più accadere nel momento in cui ho delle serie e voglio tenerle vicine, magari il primo libro è in un'edizione diversa dal secondo o dal terzo. Questo era quindi il modo in cui organizzo la mia libreria. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come organizzate la vostra, se vi piace dividere i libri per casa editrice, genere, autore, per colorazione. Ho visto delle librerie bellissime fatte a mo' di arcobaleno, ma io non riuscirei mai a fare una roba del genere con la mia, perché non riuscirei a trovare le serie che cerco e mi troverei spaesata. Però comunque si tratta di gusti personali, quindi fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!